La rivolta dei profughi ospitati a Oderzo, qui condizioni di vita inaccettabili, vogliamo una casa vera. La commovente ricerca di un'anziana di Treviso, voglio rincontrare l'alpino che conobbi alla dunata del 94. In tangenziale come a Maranello, raffica di multe dall'autovelox a un raduno di ferraristi. E le fiere di San Luca da spostare a San Giuseppe dividono i residenti del quartiere Fiera. Muraro va in pensione, dopo una vita da politico amministratore si occuperà di aiutare gli animali. 3 milioni di euro per il più grande parco acquatico di Europa che aprirà domani a Spresiano. Fine settimana, caldo record, se pensate che faccia caldo in questi giorni aspettate di vedere i prossimi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del nostro TG Treviso. 250 profughi a Oderzo contro i 140 di capienza prevista e scatta ancora una volta la rivolta. Ore 10, a Oderzo esplode la rabbia dei profughi accolti alla ex Zanusso. Al grido di freedom, freedom, che tradotto significa libertà, libertà, chiedono una casa per vivere. We need a living house, scrivono nel cartello di protesta. Siamo in 250, viviamo ammassati come bestie in questo capannone, in mezzo a serpenti, sporcizie e bagni indecenti. Ci laviamo con acqua fredda e mangiamo sempre solo riso, ci dice uno dei portavoce, Dumbia Mori, 32 anni, della Costa d'Avorio. And then we need a good health. Abbiamo bisogno di stare in salute, di stare bene. Molti di loro ammalati non avrebbero garantite medicine e altro, aggiunge, ma non basta. We don't have wifi here. Non abbiamo il wifi e ci serve per poter parlare con i nostri familiari a casa, lontani da noi. I profughi della Serena ce l'hanno questo servizio e lo vogliamo pure noi, aggiunge, microfoni spenti. Tutto questo mentre in sordina uno dei migranti ci invia il video che documenta le condizioni degli alloggi all'interno del capannone, con i lettini a castello ammassati uno accanto all'altro. E mentre all'esterno della struttura sale la tensione e il caldo infernale, i profughi contrattano con il comandante dei carabinieri e il neosindaco. Dumbia predispone la lista di richieste da presentare al prefetto. Alle 11.30 arriva il furgone della Cerere con i poliziotti armati. Una decina le macchine delle forze dell'ordine fuori la caserma, con il traffico per Piavon bloccato e deviato per oltre 2 ore. Nessun disordine, nessuno si è fatto male, fortunatamente, ma grande il timore potesse accadere il peggio. E sentiamo adesso le reazioni politiche che inevitabilmente si sono scatenate dopo questa protesta. Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, le proteste dei richiedenti asilo all'ex Zanusso di Oderzo sono un atto di inciviltà nei confronti delle comunità locali. Non può essere questo l'effetto dell'ospitalità e dell'accoglienza, dice. Le loro richieste, prosegue in una nota a parte la prefettura, saranno valutate secondo i criteri generali in uso per i richiedenti asilo. Mentre in un primo momento le richieste sembravano tutte legittime, poi per esempio ho sentito una richiesta che chiedevano di poter entrare e uscire ad orario libero, e in realtà invece loro sanno benissimo che non possono farlo, perché nel momento in cui hanno gli comunicano le condizioni per essere qui, sanno benissimo che dalle 8 alle 8 non possono uscire, rischio addirittura di perdere il diritto di richiedenti asilo. E alla rabbia dei migranti si sovrappone quella dei residenti. Praticamente sono stati messi là come degli animali sotto un tendone, che tra l'altro se lei mette degli animali sotto questi tendoni, tempo zero, arriva lui se ti fa chiudere tutto. Qua invece è tutto permesso. Qua non si capisce niente, non si riesce a capire quanti sono, cosa sono, se sono stati vaccinati, se hanno malattie. Si dice in giro che ci sia stata la tubercolosi, si siano azzuffati tra di loro, perché poi ci sono anche diverse etnie dentro. Lei che vive qua, cosa ne pensa di questa protesta? No, al momento non posso parlare, io agisco adesso, solo agisco. Cioè, cos'è successo? Cos'è successo? Basta raccontare dai carabinieri e chi di competenza, io agisco solo. Questo è un problema che effettivamente tutta la città di Oderzo
deve sicuramente risolvere questa amministrazione comunale. Martedì 12 e giovedì 14 luglio è previsto un incontro del sindaco di Oderzo con il prefetto. È una situazione che rischia di diventare esplosiva, per cui è fondamentale mantenere la calma, rimanere in contatto con tutti e non accendere scintille. L'anno prossimo, lo sapete perché ve l'abbiamo detto molte volte, ci sarà la grande adunata nazionale degli alpini proprio qui a Treviso. Fatto che già era accaduto nel lontano 94, un episodio che molti di noi ricordano con affetto, mai come lo ricorda però questa signora. Una nostalgia durata 22 anni, tanti ricordi, le emozioni e le gioie vissute accanto a quel gruppo di amici alpini, mai dimenticato. Le foto, l'unico strumento cui identificarli. Ecco allora la richiesta impellente di un cuore indomito, ritrovare quei volti, quelle voci, quei sorrisi conosciuti al raduno delle Penne Nere di Treviso nel lontano 1994. Su una foto siamo davanti alla corriera, sono 5 o 6 persone. Una di quelle persone è quella che aveva scambiato il numero di telefono con me e si chiamava Sturla, mi sembra di cognome, c'è il nome sul foglietto, e parlando così mi avevano detto che era di Pordenone mentre si beveva il vino e che aveva un'attività tipo cartoleria, cartolibreria. Quello secondo me sarebbe il punto da cui partire. Ed ecco l'alpino con cui è scattato questo affetto senza tempo. Si tratta di questo signore con maglia bianca, giacca scura, cappello e occhiali da vista al centro della foto. E se i ricordi non tradiscono, dovrebbe trattarsi di tale Egidio, Penna Nera della sezione di Pordenone. La simpatia è nata perché siccome io ho lavorato a Udine, mi sono sempre piaciuti 4-5 anni, ci siamo trovati a parlare un po' anche in Cerniello, diciamo così, quindi è un po' quello spirito che tutti gli alpini ha, perché se ti fermi, cioè li abbracci, li baci, hanno un po' quella cosa, quindi... La voglia, la gioia, la speranza di sapere come sta, rivedere i suoi figli e magari potersi riabbracciare tutti in occasione della donata di Treviso 2017. Riuscire a mettermi in contatto, questa sarebbe la mia grande soddisfazione. Grande festa per l'amministrazione comunale che con i suoi autovelox sulla tangenziale ha beccato un intero raduno di ferraristi. Sono ben 37 le Ferrari immortalate mentre percorrevano la tangenziale in direzione del mare a velocità comprese fra i 140 e i 224 km all'ora, quindi una velocità più che rispettabile. Naturalmente dovranno pagare multe salatissime che probabilmente, essendo dei possessori di Ferrari, non avranno neanche grossi problemi a pagare. Comunque si parla di 169 euro e 3 punti di decurtazione, fino a quasi il doppio nel caso non le pagassero immediatamente, e sospensione della patente da 6 mesi a 12 mesi. La deputata del PD, Simonetta Rubinato, ha spesso avuto delle posizioni molto personali, non sempre rispecchiavano quelle del suo partito, ma è sempre stata a favore dell'autonomia del Veneto, ha sempre lottato perché questo tema fosse portato anche all'interno della sinistra e non vuole perdere l'occasione di questo referendum che probabilmente andremo a celebrare in autunno. Informare i veneti sul reale contenuto del referendum per l'autonomia che si celebrerà probabilmente in autunno. Con questa intenzione l'onorevole PD Simonetta Rubinato ha organizzato per domattina al Centro Culturale Tamai di Silea un incontro pubblico con esperti dell'argomento. È un tema fondamentale per il Veneto. In Costituzione c'è uno strumento, quello dell'autonomia differenziata dal 2001, non è mai stato usato neanche dalla nostra regione. Ora c'è la possibilità di far parlare i veneti, credo, ed è questo il senso anche dell'incontro che ho promosso per domani, sabato 9 luglio, con dei costituzionalisti, dei docenti dell'Università di Padova come professor Bertolissi, professor Antonini, ma anche professor Buratti. È giusto informare i cittadini saranno chiamati al voto ed è giusto che ne siano consapevoli. L'autonomia non serve a dare più potere agli apparati regionali, argomenta la deputata, da sempre sostenitrice del tema, anche a costo di creare contrasti col proprio partito, e tantomeno a dare più soldi per fare politiche clientelari. L'autonomia è responsabilità e deve servire ai nostri territori per creare crescita, condizioni migliori di sviluppo e prospettive per i nostri giovani. È un fatto storico perché è la prima volta che la Corte Costituzionale ammette un quesito di questo tipo per una regione a statuto ordinario. E come ci insegna la Brexit, nel bene o nel male, i referendum consultivi, quando il popolo si esprime, e si esprime anche con numeri importanti, sono una cosa da cui derivano comunque importanti conseguenze.
L'ex sindaco Gentilini, come avete visto nei giorni scorsi, era inferocito contro questa idea dell'Università di Architettura Veneziana, lo UAV, di spostare le fiere di San Luca dal quartiere dove si trovano adesso a San Giuseppe. Abbiamo chiesto proprio ai residenti e ai commercianti del quartiere cosa ne pensano di questa idea e sorprendentemente non c'è accordo, sono piuttosto divisi. Penso che a livello di tradizione sia giusto tenerle qui, dal mio punto di vista. Poi non so che interessi ci siano o se ci siano anche interessi che sono anche economici oltre che di altra natura, però dal punto di vista della tradizione sarebbe giusto tenerli qui. Se li spostano a San Giuseppe penso che è più casino anche per la città, per tutto quanto resto, anche per il fatto che è successo l'incidente l'anno scorso. Quella zona. Io sono per le tradizioni, le fiere mi ego sempre ammirai, mi danno vita, però adesso e crea un disagio, tesori, si mettono tutti qua davanti, allora quei castagne con non so che cosa, sono esagerati, allora si le ridimensiona un po', perché qui che abita, insomma, non si chi sta tanto bene. Naturalmente io ne penso che non vada bene per il semplice motivo che io lavoro durante le fiere. Lo Stato e anche il Comune non ti dà la possibilità di lavorare. Capisco che i residenti loro preferiscono che le fiere vengano spostate, però sono qua da anni, molti anni, e c'è un motivo perché sono qua, le fiere di San Luca. Comunque è meglio portarla fuori. Io abito anche più avanti qui, perciò quando ci sono le fiere qui è impossibile, insomma. No? Più tranquillità. Mi dispiace per Gentilini, ma comunque. Sicuramente. Certamente creano un disagio per quel periodo che ci sono, no? Perché i residenti e tutto quello. Però se una volta sistemato il parco e meno giostre, meno sono andate qua, dovrebbero rimanere qua, per me. Sinceramente qua secondo me sta meglio qua, anche perché ho un amico che parcheggia la macchina a casa sua. Quando ci sono le ferie di San Luca c'è parecchio giro qui davanti. Però da un altro punto di vista si crea sempre molta confusione quando ci sono le fiere, per cui anche girare solo per girare, per arrivare anche al lavoro è abbastanza problematico. Quindi favorevole o contrario allo spostamento? Favorevole, diciamo. Torniamo a parlare della simpatica polemica lanciata dall'avvocato Crea contro l'amministrazione sulla mancanza e scarsità di parcheggi in centro storico. Oggi gli risponde il vice sindaco. Il vice sindaco Roberto Grigoletto risponde alla provocazione dell'avvocato Fabio Crea, che invitava la giunta trevigiana a rinunciare per un mese al parcheggio all'interno di Casugana per rendersi conto di quello che sta facendo passare i residenti del centro, privati di spazi per lasciare la propria auto sotto casa. Saremmo lieti di mettere il parcheggio del comune a disposizione dei residenti se non si trattasse di così pochi posti auto, ribatte Grigoletto sorridendo. Per il resto, se serve a dimostrare buona fede, siamo pronti a fare quello che ci chiede. Per noi cambia poco. Non c'è nessun problema, di qua l'avvocato Crea, che ha fatto per tanti anni consigliere comunale, quindi anche lui ha avuto modo probabilmente di conoscere anche il parcheggio di Casugana. In ogni caso, per quanto riguarda il sindaco che viene sempre a bordo della sua Vespa, sottoscritto che viene spesse volte a piedi, nessun problema. Le nuove regole in centro storico servono ad avere una viabilità più ordinata della quale beneficiano tutti i cittadini, conclude il vice sindaco. Se c'è qualcuno che non ha problemi a fare a meno dell'auto, siamo io e il sindaco Manildo. Tenete conto che questa amministrazione ha deciso di liberarsi delle auto blu e servirsene soltanto in casi proprio di necessità istituzionale, e quindi ci muoviamo quando veniamo in auto e perché ci dobbiamo muovere fuori città, per il resto veniamo sempre a piedi, in bici o in Vespa. Sta per andare in pensione il presidente della provincia Muraro, sentite che cosa farà. Leonardo Muraro va in pensione. Il suo mandato da presidente della provincia scadrà con l'estate e nel frattempo l'ex bandiera leghista della Marca ha maturato i requisiti per ritirarsi a vita privata. Nel mio futuro c'è sicuramente una vita più tranquilla, rivela, dopo 20 anni da politico ed amministratore che non sempre sono stati facili ma dei quali non rinnego nulla. Ma una cosa che ho sempre detto, io sono un grande amante degli animali, per cui sicuramente cercherò di dare anche una mano al mondo delle quattro zampe. Non ho comunque intenzione di chiudere la valigia e di partire, assicura. L'impegno pubblico mi piace troppo e credo di poter ancora dare il mio contributo, soprattutto per quanto riguarda qualche consiglio ai giovani che stanno prendendo in mano il paese. Credo che questo paese non abbia ancora trovato una propria stabilità, la confusione è talmente massima
che credo che aiutare qualche giovane che ha tanta voglia di fare con delle esperienze affinché non si ripetano gli errori che sono ripetuti nel passato può essere importante. Io mi metto a disposizione, dopo quel che sarà, sarà. Vi sarete accorti che fa piuttosto caldo in questi giorni, ma il peggio deve ancora arrivare a quanto pare. Impulsi di aria instabile interesseranno nei prossimi giorni soprattutto l'arco alpino. Gli effetti saranno molto ma molto attenuati in pianura, anzi possiamo dire che sarà un fine settimana all'insegna del sole, del tempo stabile. Vediamo su Treviso e su Trevigiano. Per domani cielo in prevalenza sereno, una moderata attività comuniforme nelle ore pomeridiane. Per domenica lo stesso, un cielo quasi sereno. Nel pomeriggio ecco, potremmo avere un aumento della nuvolosità per attività, per formazione di nubi, di cumuli dovuti al caldo, con qualche fenomeno, ecco questo sì sarà possibile a ridosso dei rilievi, ma cose, anche i fenomeni saranno fenomeni di bel tempo, quindi anche il temporale è legato ecco, a questa situazione di caldo. I venti sono deboli, decine variabile sulle coste a regime di brezza, le temperature ecco, le minime 23-24 gradi, oltre i 30 gradi per domani, intorno ai 30 gradi per dopodomani. L'altro Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. Oltre 30 gradi lo avete sentito, ma se volete fare un tuffo c'è una nuova possibilità. Ci si muove sull'acqua trascinati da un cavo sopraelevato che sorvola il lago disegnando un percorso e collegandosi a una ruota posta sulla riva. Una struttura in tutto e per tutto simile ad uno ski lift, solo che a velocità maggiore e senza neve. Investimento da 3 milioni di euro. Il nuovo sci nautico è quella disciplina in montagna che all'inverno si allenano sotto la neve e l'estate hanno riversato questo sport magnifico, perché chi lo prova correndo sull'acqua, sopra l'acqua, sto lago celeste a 36 l'ora, dicono che provano un'emozione unica e irripetibile. Si chiama wakeboard, con nubio tra sci nautico, snowboard e kitesurf. Il più grande d'Europa, non poteva che trovarsi ovviamente nella Marca, disciplina sportiva affascinante che si trova all'Ovadina di Spresiano, al centro Le Bandie. Come è andata? Bene, bene, ma sono caduto adesso per fare grandi salti. Ma è uno sport che tu fai già da tempo? Sì, sì, faccio da un mese, è molto buono. Vediamo adesso le ultime novità in fatto di agricoltura con il nostro Angelo Squizzato. Sì, buonasera a tutti, sarà dedicata alla serata Notti Bianche del Gusto di Fara di Soligo, la puntata di domani e di domenica di Agricoltura Venda. Ne parliamo con Lorenzo Brugnera, presidente della Teria Soligo, che è l'organizzatrice della manifestazione. Perché questa iniziativa, questa proposta? Beh, intanto diciamo che qui ci siamo la Soligo perché siamo nella nostra azienda, però c'è la Primavera del Prosecco che con i loro vini del DOCG Superiore e siamo qui assieme, abbiamo già iniziato l'anno scorso questa collaborazione, quest'anno abbiamo allargato anche la nostra collaborazione. Una vetrina dei prodotti tipici del territorio. Bravissimo, no? E allora abbiamo pensato di allargare anche la presenza di altre piccole cooperative del territorio come l'Agri Cansilio, Tarzo e la cooperativa del biologico del Cansilio, e questo ci fa molto piacere perché sostanzialmente se facciamo squadra e presentiamo i nostri prodotti riusciamo ad avere anche una buona immagine. Ma tutta sul latte, come sta? Beh, il latte sta molto bene perché è buono, gli allevatori stanno molto male. Una notte bianca con tanti buoni formaggi del territorio, freschi e stagionati, poi i vini prosecchi e i passiti di Refrontolo e il torchiato di Fregona, la carne del Veneto QV, qualità verificata e la buona pasta come quella della tradizione. E poi tante tante notizie, appuntamento a domani domenica con Agricoltura Veneta. Buona serata. Ed è sempre il nostro Angelo Squizzato a lanciare il monito. Pensioni, attenti ai ladri, questo è il titolo della puntata di Focus in onda stasera alle 21.05 con Squizzato, ve l'abbiamo detto, e con i suoi ospiti Sebastiano Casoni, Stefano Maso, Alberto Villanova, Pietrangelo Pettenò, Loris Mazzon e Rodolfo Bettiolla. Come al solito aspettiamo numerosi i vostri sms. E ci fermiamo qui, buona serata.